diciamo che c'è una differenza di qualità in quel reparto del terreno di gioco a vantaggio del Napoli, e si vede chiaramente in questa partita, almeno lo si è visto chiaramente nel primo tempo. Ora Juventus che può tentare di sfruttare una rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento, sono 3 minuti sul cronometro nel corso della ripresa. 0-0 tra Juventus e Napoli in questa sfida valida come posticipo, anzi come anticipo della 15ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Danilo, cerchio centrale del campo, sbaglia il tocco in profondità, ne approfitta Lobotka, poi Anghissà, poi Zielinski cerca di far viaggiare Politano sul settore di destra, pallone troppo lungo all'interno dell'area di rigore della Juve. Szczęsny può uscire quasi all'altezza del lato corto dell'area di rigore, andare a bloccare il pallone in presa bassa con le mani, e sempre con le mani distribuirlo all'interno dei propri 16 metri per Gatti, che ne esce in questo momento, poi Locatelli, poi vediamo giocare sul settore di destra Cambiasso, ancora all'indietro per Gatti in area di rigore, Szczęsny con i piedi in maniera assolutamente imprecisa, pallone che finisce abbondantemente fuori dal campo. La rimessa con le mani sarà in favore del Napoli dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento, retrocessa la traiettoria su Nathan che mette in movimento i propri compagni del pacchetto retrato, segnatamente Rachmani, va a destra da Di Lorenzo che attende l'arrivo di Kostic prima di liberarsi del pallone, lo blocca la triangolazione tra i due, il tocco di ritorno è troppo lungo, allora ne approfitta Rabiot per impossessarsi del pallone, sbaglia Locatelli, poi recupera il possesso palla entrando in maniera decisa ma regolare ai danni di un avversario politano. C'è adesso il tiro, il palo clamoroso di Vlahovic, McKennie in area di rigore, ancora Vlahovic, il gioco però è fermo, la posizione in partenza di McKennie era di fuori gioco, ma questa volta diciamo così si è fatto perdonare Vlahovic per gli errori del primo tempo, con questa conclusione di prima intenzione che aveva battuto Meret, è andata ad impattare il montante alla sinistra dell'estremo difensore del Napoli. La posizione però di McKennie era di fuori gioco, era chiaramente di fuori gioco. Sì, anche se il sinistro di Vlahovic fosse entrato in porta, precisa la conclusione del serbo d'interno sinistro, ha colto il palo alla sinistra di Meret, e però abbiamo visto il tutto è nato da un recupero palla di Locatelli, forse uno dei pochi che abbiamo visto fare in questa partita. Vedete però come cambia subito il senso di una gara. Locatelli recupera palla, pesca McKennie e si crea l'occasione per la Juventus, e quello che è mancato fino a questo punto alla squadra di Allegri. La squadra di Allegri che adesso può cercare di sfruttare questa rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento, ancora una volta McKennie con il pallone tra le mani, la rimessa corta verso un compagno di squadra, si tratta di Cambiasso che prova a saltare due avversari, l'ultimo dei quali Zielinski gli ruba il pallone, lo proietta in profondità ma fuori misura, assolutamente fuori misura per Osimhen, spinto alle spalle da Danilo, si lamenta un po' il centravanti nigeriano, e ancora e Bremer che adesso va a cercare sull'estremo settore di destra McKennie anticipato dall'intervento di chiusura di Nathan che gli concede comunque la rimessa laterale praticamente accanto alla bandieria del corner sotto lo specchio di stadio occupato dai tifosi del Napoli. Rimessa laterale in favore della Juventus, ora i tifosi bianconeri provano a farsi sentire perché capiscono che la partita è importante e che l'avversario è tostissimo. Eh sì, proprio così, Juve che continua ad essere in difficoltà, questo stadium esaurito prova a essere un fattore come lo è stato per molti anni per la Juventus, e vedremo in questo secondo tempo se la Juve riuscirà a costruire meglio, a portare più pericoli dalle parti di Meret. C'è la Juventus in attacco, Cambiasso dal vertice, prova il traversone in mezzo, colpo di testa, rete, ha segnato la Juventus, ancora Gatti come nell'ultimo turno di campionato decisivo contro il Monza, il numero 4 ex Frosinone dall'altezza del secondo palo ha colpito di testa, ha incrociato imparabilmente la traiettoria per Meret, e la Juventus al minuto 6 nel corso della ripresa passa in vantaggio col meno atteso di tutti, con Federico Gatti. Eh sì, ne stavamo parlando, lo stadium ha chiamato questo gol della Juventus, e Federico Gatti è andato a saltare sostanzialmente indisturbato nel cuore dell'area napoletana, non sono riusciti a contrastarlo i centrali del Napoli, Di Lorenzo in particolare ha sbagliato il tempo, e Gatti ha colpito alla sinistra di Meret imparabilmente, preziosissimo l'inserimento di questo difensore. Insomma, ripetiamo, il meno atteso di tutti lì in area di rigore, però si fa sempre sentire, era stato decisivo a Monza nell'ultima vittoria della Juve in trasferta nell'ultimo turno di campionato, alla fine della partita quando aveva
subito da pochissimo il gol del pari la formazione di Massimiliano Allegri, ed eccolo qui nuovamente Federico Gatti mettere in porta un pallone pesantissimo. Pesantissimo soprattutto per quello che si era visto fino a questo punto con Napoli, avevamo detto che era andato più volte vicino al vantaggio, lo avrebbe meritato, però la Juve colpisce in quella che è stata la seconda occasione che ha creato in questi 52 minuti. Intanto guadagna una rimessa laterale Rabiot dal fronte offensivo sinistro di suo schieramento, 8 minuti sul cronometro nel corso della ripresa. A Torino la Juventus è in vantaggio sul Napoli per 1-0, la rete un minuto fa di Federico Gatti, attacca da destra la Juve con Cambiasso che si accentra, Cambiasso peraltro l'autore della traversone che ha premiato lo stacco dell'ex giocatore della Frosinone all'altezza dell'area di fondo. McKennie contro un avversario, prova a puntarlo, prova ad andarsene con un paio di giochi di prestigio, Natanna che non ha bocca, poi Caraschelia che perfeziona il disimpegno servendo Lobotka all'interno dei propri 16 metri, Lobotka che va sull'estremo settore di destra dove si trova Di Lorenzo che salta netto l'avversario, si trattava di Kostic, serve ancora per Politano, Politano che punta all'area di rigore, vuole ancora il suo capitano, riceve il pallone Di Lorenzo, va in orizzontale per Lobotka all'altezza dei 30 metri, Lobotka carica il terzo, il tiro che parte, pallone che finisce sul fondo altissimo sulla traversa della porta difesa da Szczęsny. Manu Rachmani, minuti sul cronometro, 22 nel corso del secondo tempo a Torino, conduce la Juventus sul Napoli per 1-0, la rete al sesto minuto del secondo tempo di Federico Gatti, c'è Nathan sulla corsia di sinistra, Juan Jesus alle sue spalle, riceve il pallone l'ex giocatore di Inter e Roma, poi nuovamente Rachmani a condurre, ad iniziare la manovra offensiva della formazione campione d'Italia, sempre Nathan sulla corsia di sinistra, ma siamo ancora nella metà campo degli uomini di Walter Mazzarri con Juan Jesus che entra nel cerchio centrale del terreno di gioco, servito Lobotka, Lobotka si ferma, c'è ancora Nathan libero a sinistra, immediatamente servito dal regista della squadra ospite, lo scambio proprio con Emas, prova a farsi vedere da quel lato del campo, ancora il numero 7 ma gli spazi sono struiti, allora il Napoli preferisce far circolare pallone a ritroso per cercare un uomo tra le linee, questa volta c'è Politano, poi Di Lorenzo, sovrapposizione di Anguissa intuita da Rabiot, sta giocando una partita splendida dobbiamo dire, poi il lancio in profondità di Danilo per Vlahovic che però si era disinteressato della sua posizione finendo chiaramente in fuorigioco, comunque lancio troppo lungo, Nathan sulla traiettoria nel rigore per Juan Jesus che si porta il pallone verso la linea di fondo, poi lo rilancia lungo, Caraschelia spalle alla porta, Gatti che lo spinge, pallone che finisce fuori, ma secondo l'arbitro il contatto non è punibile e quindi semplice rimessa laterale in favore della Juventus al fronte offensivo destro del suo schieramento, sempre McKennie col pallone tra i piedi, Giuntoli in tribuna d'onore, scruta diciamo così le fasi di questa partita, evidentemente molto non agitato, ma insomma ha da dire con il suo vicino. Eh sì, è chiaro, partita dal sapore particolare per il dirigente juventino che è stato il costruttore del Napoli dello scudetto, e insomma sicuramente emozioni speciali per lui questa sera. Juve ancora però in attacco con Chiesa al limite, l'imbucata per Vlahovic che termina a terra, anche in questo caso non ci sembra di scorgere alcuna irregolarità nel contatto con Juan Jesus, infatti anche Vlahovic dice no, niente, non è successo nulla, un accenno d'intesa con la direttore di gara, però rimane a terra Vlahovic, probabilmente un problema muscolare per lui, continua a giocare il Napoli con il pallone per Di Lorenzo dalla posizione di mezzo destro, avanza a palla al piede il capitano della formazione di Mazzarri, servito anche sta centralmente da questi a beneficio di Emma, se tocco corto con Lobotka si fa vedere anche Nathan, attenzione al suo traversone verso il secondo palo, assolutamente fuori misura, nessun problema per Szczęsny che ora può mettere il pallone fuori per consentire proprio ai medici della Juve di andare a soccorrere Dusan Vlahovic che atterra all'interno dell'area di rigore del Napoli. Eh sì, e si sta già preparando il cambio sulla panchina bianconera, Dusan Vlahovic ha immediatamente chiamato i soccorsi, è stato proprio su quel pallone, su quell'allungo in area di rigore, era stato assistito da Chiesa, è caduto a terra, non c'è stato contatto con Juan Jesus, probabilmente ha accusato un problema muscolare il centravanti della Juventus, ed è pronto ad entrare in campo un altro grande ex, abbiamo parlato di giunto lì prima e adesso è pronto a entrare Arkadiusz Milik. Sì, Arkadiusz Milik ha scelto lui Massimiliano Allegri per andare a sostituire Dusan Vlahovic. Vogliamo essere generosi con il serbo, partita al limite della sufficienza, forse qualcosina di meno. Forse qualcosina di meno, considerato quell'errore clamoroso nel primo tempo che avrebbe potuto sbloccare la partita. Applausi comunque per Vlahovic che esce dal campo, applausi anche per Arkadiusz Milik che entra invece sul terreno di gioco prendendo il posto del serbo con la maglia numero 9, pallone che il Napoli restituisce sportivamente agli avversari con Szczęsny che lo fa suo all'interno dell'area di rigore, lo può controllare con le mani, siamo al 25esimo minuto nel corso del secondo tempo, all'Allianz Stadium la Juventus è in vantaggio sui campioni d'Italia per 1-0, sbaglia e poi Szczęsny porta vuota, Osimhen!
pareggiato il Napoli, ma attenzione, si alza la bandierina del guardaline, forse ad indicare una posizione di fuorigioco di Osimhen, che adesso va a discutere col direttore di gara, forse immagini che verranno vivisezionate sugli schermi del VAR. L'arbitro ci sembra comunque deciso, dopo la segnalazione del collaboratore che opera proprio sotto la nostra postazione, ad assegnare il calcio di punizione alla Juventus. Aveva sbagliato il rinvio Szczęsny, pallone sì che era stato colpito di testa un giocatore del Napoli, Napolitano, ma Osimhen si trovava in posizione di fuorigioco, aveva evitato Szczęsny con un colpo di petto, l'aveva anticipato, poi di piatto aveva appoggiato nella porta vuota, nonostante il tentativo di recupero d'opera di Juan Jesus. L'arbitro ha giustamente annullato il gol dopo la segnalazione del proprio guardalino. Eh sì, è proprio così, c'era stato però un errore piuttosto grossolano da parte di Szczęsny in fase di disimpegno, che aveva appoggiato il pallone proprio sulla testa di Politano, che poi appunto aveva servito il suo compagno. Buon per la Juve che ovviamente si trovasse in posizione di offside, però insomma da matita blu questo errore di Szczęsny, che però fino a questo punto invece si era molto ben disimpegnato, ricordiamo, salvando un'occasione molto molto importante su tiro di Di Lorenzo nel primo tempo. Intanto Rabiot esce vincente da una situazione molto molto intricata, servito sul settore di destra a McKenny accanto alla fascia laterale, posizione di ala destra, servito da Locatelli, retropassaggio di McKenny per Gatti, poi si fa vedere nuovamente Rabiot che restituisce il pallone al numero 4, autore del gol che fino a questo momento sta decidendo la partita. Di prima intenzione McKenny ha provato ad innescare Cambiaso, c'era tuttavia un punto, un assedio del Napoli però abbastanza sterile da un punto di vista delle occasioni create. La Juve che adesso si accinge a mandare in campo Iling Junior e anche Rugani, stanno per abbandonare il campo Cambiaso, autore di una prestazione davvero molto importante, è riuscito a contenere Kvaratskhelia, che era sicuramente il pericolo pubblico numero uno del Napoli. Sì, Ed esce McKenny, ed esce anche McKenny. Iling Junior e Rugani in campo, fuori McKenny e Cambiasso. Esatto. Ecco, queste sono le sostituzioni di Massimiliano Allegri, che prova un pochino a spezzare l'inerzia di questa partita con il Napoli che è disperatamente in avanti nel tentativo di trovare il gol del pareggio. Partita sufficiente sia per Cambiasso che per McKenny, che hanno fatto molta legna, ecco, diciamo, non hanno brillato tecnicamente, ma sicuramente sono stati un fattore. Peraltro Cambiasso, autore del cross per Gatti, che ha spedito il pallone che fino a questo momento è decisivo, il pallone della partita che risulta decisivo, alle spalle di Meret. Rimessa laterale in favore del Napoli dalla corsia di sinistra con Cajuste, che lascia l'incombenza a Zanoli, pallone all'indietro per Juan Jesus. 47 minuti e 20 secondi sul cronometro, ci sono stati due cambi, quindi si andrà ad ulteriore recupero oltre il 50esimo. Pallone in area, Szczęsny anticipa compagni avversari, anzi l'avversario, si tratta di Victor Osimhen, che poi va a battere il 5 molto sportivamente con l'estremo difensore dei padrone di casa, lo stesso Szczęsny, che adesso facendo niente costruzione dal basso, pallone in avanti, no? Pallone vietato in avanti, rischiare. La Juve prova a spezzare questo assedio, Ken però un controllo di palla abbastanza faticoso e finisce col perdere il pallone, anzi per portarselo direttamente fuori, quindi saranno ancora due minuti di passione per la Juventus. Due minuti salvo ulteriore recupero, perché ripetiamo, ci sono stati altri due cambi, potrebbe andare avanti fino al 51esimo la partita. Di Lorenzo col pallone tra le mani all'altezza della prova tre quarti dal fronte difensivo destro del suo schieramento, all'indietro per Rachmani e all'indietro quest'ultimo per Meretta all'interno della propria area di rigore. Si fa vedere adesso sul settore di sinistra Cajuste, serve corto per Juan Jesus, che prova ad avanzare, il passaggio per Rachmani da questi sul settore di destra di Lorenzo, la triangolazione con Emmas, ancora di Lorenzo, va in profondità Osimhen, spalle alla porta, prova ad andare, tocca il pallone con un braccio, poi termina a terra, ma l'arbitro ferma tutto con andato il calcio di punizione in favore della Juve. Locatelli che aveva forse esagerato nel riapproparsi di quel pallone spingendo l'avversario, e Osimhen che stava facendosi giustizia da solo, poi insomma tutto viene ricondotto alla calma dal signor Orsato. Sì, proprio così, Locatelli ha subito alzato le mani, si è allontanato da Osimhen, che insomma aveva perso evidentemente. Ammonisce tutti e due però Orsato, vediamo se è così, almeno questa è la mia impressione. Adesso parla sia con Locatelli che poi Osimhen, e infatti ammonisce entrambi. Eh sì, decisione salomonica da parte dell'arbitro, va detto che però gli animi si erano subito tranquillizzati dopo un breve accenno di rissa. Calcio di punizione in favore della Juventus all'interno della propria metà campo, esce abbondantemente fuori dai propri 16 metri, poi c'è Szczęsny e va a battere con i piedi lunghissimo mentre si gioca il 50esimo, 49 minuti e 20 secondi per l'esattezza, ma evidentemente ci sarà ancora da giocare perché
perché ci sono state un paio di sostituzioni, si è perso un po' di tempo per questi provvedimenti disciplinari del direttore di gara, l'ultimo ai danni di Locatelli e di Osimhen. Rimessa laterale in fuori della Juve che rosicchia secondi sul cronometro. Osimhen, anzi chiediamo scusa, Alessandro col pallone tra le mani di fronte alla panchina, da Massimiliano Allegri che è scatenato per dare istruzione ai propri giocatori in campo. È chiaro che la Juve sta accarezzando la possibilità di riguadagnare la testa della classifica in attesa della partita dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Rabiot dalla sinistra contro due avversari, tiene il pallone all'altezza della bandina del corner e guadagna un'altra rimessa laterale o forse addirittura un calcio di punizione. Vedremo quale sarà stata la decisione del signor dato. Sì, la rimessa laterale in fuori della Juve, ancora Alessandro da sinistra praticamente a due passi dalla bandina delle corde. 50 minuti e 15 secondi sul cronometro, Juventus è in vantaggio sul Napoli per 1-0, la rete al sesto minuto di questo secondo tempo di Federico Gatti, si continua a giocare, pallone intercettato a Di Lorenzo, ma è finita! La Juventus ha battuto il Napoli per 1-0 nell'anticipo della 15ª giornata del campionato di calcio di Serie A.